Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live. Parte, parte ragazzi, ci sono. Ciao, ciao ragazzi. Allora, guardate subito, rendetevi conto. Guardate le mie cuffie, cioè voi ditemi chi cazzo me le ha legate. Cioè, non ha senso che siano così, no? Eppure, oggi me le trovo così. Che adesso devo slegarmi le cuffie. Eh sì, e intanto oggi ho deciso di fare l'intro al cesso. Spero apprezziate questa originalità. Come va, ragazzi? Come va questo lunedì? Oggi nel mio video, come al solito, dico buon lunedì a tutti. Un commento mi fa: buon lunedì cosa? Che io sono dovuto stare 5 ore? Dici, beh. Avrei mai fatto a scuola. Ah, ok. Beh, scusa, allora non è un buon lunedì perché lui è andato a scuola. Ci sarà qualcun altro che va a scuola o solo lui ha sofferto in questo modo incredibile? Chissà, voi andate a scuola? Ah, l'hai visto, Alessio? Bene, mi ha fatto abbastanza sorridere. Bella la miniatura della survival di oggi. Madò, guarda, lascia perdere che. Ho fatto un PNG bellissimo con ve ne ho parlato nelle settimane scorse con Blender, ho fatto il modello del mio personaggio con la posa di salto con le braccia che tiene il martello, poi lo metto nella miniatura e mi accorgo di una cosa, che il personaggio diciamo è una figura che si estende verticalmente, no? E mettendogli il martello sopra la testa diventa ancora più alta la figura, no? E la figura alta deve andare in una miniatura che è in formato 16 noni alla fine, che è larga, non è alta. E quindi non ci stava. Ho fatto un PNG bellissimo e non ci stava nella miniatura. Quindi alla fine, per farla vedere un poco, ho dovuto inclinarla così c'entrava meglio e inclinare tutta la figura. Infatti la miniatura di oggi, se vedete anche lo sfondo, è inclinato. Se no non potevo inserire in maniera corretta il PNG. Vabbè, però è uscita bene lo stesso. Io sono in vacanza. Buon per te, Liam. Ecco perché ti vedevo molto attivo oggi a far cose, hai capito? Hai visto il post di Minecraft con tutte le fornaci? Leggi la descrizione, potrebbe far uscire la friggitrice o qualcosa del genere. No, non ho visto, oggi non ho avuto un secondo libero. Il post di Minecraft, quindi intendi, immagino, Instagram o cose così. Aia. Devi craftare fornaci addizionali. Beh, non dice niente di che. È una reference a che cosa? Hanno messo un'immagine dove suggeriscono che devi craftare un sacco di fornaci. Ci sono un sacco di fornaci nell'immagine. È una reference a StarCraft. No, non c'entra una sega con la friggitrice. C'entra proprio niente. Poi non so, magari sì, però. Non ci vedo. Cioè, è una reference. È una reference. Ho appena finito un beat pazzesco con, come sample, una boss fight di Hollow Knight. Che figo. Un beat per rappare. Ma scusa, se me lo mandi ci rappo sopra io. Facciamo un pezzo, che dici? Posso arrivi ora ed Eren è seduto al cesso. Che c'è di male? Voi non lo fate mai. Sai quanti sono i cornessi in live? In questo momento sono seduti sul water. Normale che non riesco ad incantare i piedini con tutti gli incantamenti come i tuoi? Sì, ti dice che costa troppo perché per incantarli così, con tutta sta roba, devi farlo in maniera particolare. Cioè, ci sono delle tecniche
mescolare gli incantamenti nel modo più efficiente possibile. Devi pensarla come se fosse lo schema di un torneo, è presente la Champions League, che ne so. Ci sono due, stavo pensando a un esempio, mi viene solamente Inter Atletico, non è il caso di tirarlo fuori. Ci sono due squadre, ok, si scontrano, la vincitrice si scontra con la vincitrice di un'altra coppia di squadre, ok? E poi, pian piano, si arriva alla finale dove si uniscono due squadre, c'è cioè l'ultima vincitrice. Pensate alle squadre come fossero gli incantesimi, che si uniscono a due a due, e poi le coppie giunite si uniscono tra loro e pian piano arrivi all'oggetto finale. Questo è lo schema che dovete seguire. E quando incantate, quando unite i libri tra loro, non fate subito, l'unione nella Anvil. Quindi servirebbe un esempio. Andiamo a fare un esempio pratico. Ah, se vuoi mandarmi il beat, mandamelo pure. Dopo me lo ascolto volentieri. No, non credo, non so se ci. No, non penso di repparci sopra, però. Perché no? Allora, guardate. Facciamo un esempio pratico. Così, se non lo sapete, imparate una cosa utile. Va bene, prendiamo questi due a muzzo. Non c'era bisogno di scendere, sono solamente caduto. Visto che pure domani sono in vacanza, forse per domani avrei un'altra cosa figa, te la butto lì. Comunque, ti ho risposto per quella cosa su TG. Va bene, grazie, dopo vedo. E cosa figa? Mi devi mettere hype, Liam. Non so che cosa. Similitudine laboriosa, adesso lo spieghiamo bene. Allora, se voi avete Siltouch e Swift Sneak, che non c'entrano una sega, li volete unire, costa 12. Però attenzione, che se questi due li inverto, quindi metto Swift qui e Siltouch di qua, costa 4. Quindi non sempre quando li mettete nella Anvil è la cosa ottimale. Provate sempre a scambiarli e fate. Cioè, uniteli con lo scambio che costa meno. E sempre così li unite a 2 a 2, poi unite le coppie, poi unite le quaterne, quel cazzo che è, arrivate alla fine. Sempre scegliendo il costo inferiore. Così evitate che il costo successivo si alzi troppo. O mantenete sempre al minimo. Facendo in questo modo potete incantare con tutti gli enchant, altrimenti non ce la fate. Questa è la spiegazione. Sul canale live il logo AB con la fiamma blu. L'avevo già letto il tuo commento, non ti avevo risposto ieri. Comunque, forse tra le mille cose mi sono scordato. Comunque sì, lo dovrei fare, ma lo devo un attimo preparare. Ma certo che ho visto Titanic, è ovvio che ho visto Titanic. Che facciamo questa sera? Allora, oggi c'è la survival. Dopo provo, forse per l'ultima volta, a difficult game about climbing. Non so se riusciamo ad andare avanti. Quindi io ci provo. Se va male, sarà la fine, perché io non voglio fare delle live dove sto lì a perdere tempo e non ce la faccio, ok? Però, per provarci, ci proviamo. Sarà la nostra ultima spiaggia questa sera. Tanto sistemo un po' di cose, io nel frattempo vi leggo. Va bene, dopo mi ascolterò il tuo beat, sono molto curioso. Vorrei vedere infinite live tue, di quel gioco sono bellissime. Solo perché mi vedete sclerare, solo per quello le volete vedere, io lo so. E c'è la parte più ignorante. Marrone, terracotta normale. Bene, bene, adesso spostiamo tutto. Intanto Simos, grazie, ma li sto salutando i sub. Simos, 21 mesi e Soritas ha fatto il Prime, forse non l'ha salutato. Quindi benvenuto Soritas. Spero
Simos, 21 mesi, che mi sono perso, per ora nulla, abbiamo iniziato da poco. Hai deciso la prossima serie che prenderà il posto della randomizer? Allora, dato che siamo a inizio live e possiamo un attimo chiacchierare più nel chilling, ne parliamo subito. Volevo anche chiedere una vostra opinione. Ho davvero tante possibilità di serie da fare. Perché con la Skyblock, diciamo, si è creata una tipologia di serie un po' ibrida, che non era la solita versus, c'era solamente un'interazione. Però il fatto di mantenere un'interazione come reward per almeno le sub mi piace come idea, perché, non so, trovo figo che una persona fa la sub e succede qualcosa, è più bello, no? E poi mi piacciono queste serie interattive che hanno questa componente di caso. Però nel frattempo, diciamo che facendo la Skyblock Versus ho potuto fare una mappa storica senza stravolgerla troppo e ho potuto recuperare una cosa che non avevo mai fatto. E seguendo questa pista ho davvero un sacco di mappe storiche. E non solo, che io non ho mai provato e che mi piacerebbe prima o poi recuperare. Solo che più ci penso, più penso a quale fare, più me ne vengono. Oggi ne ho pensato un'altra, ieri ne ho pensato un'altra. E mi continuano a venire in mente delle mappettine fighe che non ho mai provato e che potrebbe essere l'occasione di fare. Quindi la domanda che vi faccio è: a voi cosa piacerebbe vedere? Anche se non mi sapete dire una mappa singola, avete in mente una tipologia di mappa che vi piacerebbe portare? O non per forza una mappa, una modalità del gioco, non lo so. Vai, Ferren, consiglia pure. Minecraft con le texture sbagliate come una vecchia serie di TR. Sì, mi ricordo, quella era Minecraft maledetto, no? Mi sembra. Quella era una bella idea. Però si avvicina concettualmente a Minecraft Randomizer che abbiamo appena fatto. Perché ha le texture mischiate e un po', cioè una randomizzazione di un altro tipo alla fine. Una Skygrid. Mamma mia, la Skygrid. Skygrid pesa. Mai provata Deadly Orbit come mappa? Vediamo, Deadly Orbit. Mi dice qualcosa il nome, quindi probabilmente. No, non credo di averla mai provata questa qui. Mi sa proprio di no. Era tipo una sopravvivenza in un nello spazio. Sarebbe bella una serie dove ogni episodio cambia. L'episodio 1 randomizer, episodio 2 sei minuscolo e così via. Non sarebbe malaccio come idea, ma da gestire non lo so. No, non ho ancora sistemato le pietre nel magazzino nuovo. Avevi parlato della One Block che non è male. Sì, quella è una in lista. La Ant Farm fa parte della lista. La Skygrid dovrebbe fare parte della lista, ma l'avevo rimossa. Quindi ora mi avete sbloccato un'altra serie che non ho mai provato. Cioè, che ho provato con un video single in realtà. Una serie in cui te hai pochissimi cuori, devi cercare di finire Minecraft. Le sub possono aumentare i cuori e diminuirli. Un evento del genere l'avevamo fatto.
Non prendere danno, se no finisce la serie. È stata una sottotrama dell'hardcore. Mi sembra che tutta la prima live dell'hardcore non avevo preso danno. Una serie che con il tempo avanzi la versione del gioco, intanto però devi finire Minecraft. Non è male come idea. Una serie a puzzle dove sei minuscolo e puoi rompere e costruire con i pixel. Lì devi moddare un casino. Minecraft, ma devi restare sempre sottoterra. Credo che esista qualche mappa del genere. Serie moddate ne abbiamo fatte tante. Mamma mia, c'ho il singhiozzo. Con la mod di Herobrine. Serie in cui finisci Minecraft solo a pugni. Madonna. Difficilissimo. Come fai con il drago? Scusami, ci metti 40 anni a farlo. Una serie survival nel mondo super flat. Vedere se è possibile arrivare al land. Devi modificarlo. Dovresti modificare il super flat per fargli spawnare quella struttura. Perché sennò di base non c'è il portale, quindi non ci arrivi, non c'è niente da fare. Minecraft, ma giochi coi piedi. Già fatto. Può sembrare strano, ma avevo fatto un video in cui provavo a giocare a Minecraft con i piedi. È stato difficilissimo. Hardcore bloccato nel Nether, avevo fatto una serie partendo dal Nether, dove la prima missione era uscire dal Nether. Mod horror in hardcore ci starebbe. Una serie nella mod terra 1-1. Una serie survival con il mondo oceano con poche isole piccole. Interessante. Non puoi toccare un colore che magari cambia casualmente. Avevo fatto un video su quella cosa, mi sembra. Ebbene, grazie dei pareri. Grazie dei pareri, poi vedrò. Allora, prendiamo il libro dei sub. Alcune cose le potrei fare anche solamente in un video. Ad esempio, ho in mente di fare un video, prima o dopo, che, vabbè, posso anche dirvelo, è una cosa molto stupida da pensare, ovvero Minecraft in bianco e nero. Cioè, com'è giocare senza i colori? Alcune cose potrebbero non cambiare, a parte il fatto che ti stranisce da vedere. Altre cose saranno abbastanza complesse. Cioè, tipo i minerali, è un casino. Comunque, oggi ci occuperemo di buildare, dato che ieri abbiamo optato per fare le trial chamber, poi abbiamo farmato le teste di Wither. Oggi ci occupiamo di building. Prima di farlo vado a disattivare i mob e poi vediamo cosa fare. Speriamo di non vedere delle reference di quei tempi. Questa ironia che si sta espandendo ultimamente sulla nostalgia, tutti questi discorsi qua, non cioè, fa ridere solo sotto i 16 anni, penso, Zagon, te lo dico sinceramente. Ogni volta che vedo un commento del genere mi cascano i coglioni, cioè non, neanche ci avrei pensato a un discorso simile, non, perché non c'entra un cazzo, però ho già capito dove devi parare. Una texture in bianco e nero non serve farla, esiste già. L'ho già trovata. Questo si è già attivato. Cosa ho fatto oggi? Allora, oggi mi sono svegliato alle 8. Portato la bimba all'asilo. Colazione con Tiar. Così, random. E poi, eccetera, eccetera. È stata una settimana iniziata particolarmente. Che c'è di strano? Non posso fare colazione con Tiar.
Gioco a Minecraft, ma il pianeta degli Harkonnen. Ecco, questa mi sembra una cosa molto più carina. Ho mangiato, allora, mi sono fatto un bel cappuccino con latte di soia, perché il latte normale mi è un po' pesante. Non sono intollerante, diciamo, però il latte normale, ve l'avevo già raccontato, avevo smesso di bere il caffè latte perché mi rimaneva lo stomaco pesante tutto il giorno, cioè mi dava un po' di nausea. Quindi cappuccino con latte di soia, che a me piace un botto il latte di soia, peraltro, cioè mi piace proprio il sapore. E poi insieme ci ho mangiato una sfogliatina al pistacchio. Invece Tier si è preso un cappuccino, forse, e un centrifugato di non so che cosa. E poi c'era anche Karen. Cioè, allora, la situazione era questa: io, Karen, Tiar, il padre di Tiar. Questa è stata la colazione. Non fate domande, così e basta. Va bene, andiamo giù. Andiamo giù al calderone. Crema al pistacchio è overrated. Ma no, è una hit incredibile la crema al pistacchio. Stai scherzando? Cioè, la Nutella è vista come la crema spalmabile più buona. La crema al pistacchio dolce è tutta un'altra vita. Cioè, è nettamente superiore per me. Piace troppo. E perché è orrenda? È buonissimo. Sì, è simpatico il padre, è simpatico. Molto socievole, non l'avevo mai. Forse l'avevo visto di sfuggita una volta. Allora, calderone. Cosa ci rimane da fare? Un botto di roba, ovviamente. Sacrifica un diamante, fai la sub, sacrifica un pollo, interni il castello, piccole cose, ritenta. Terraforming, acquedotto, nuova stanza base. Dai, calderone! Cosa ci farei uscire? E perché proprio il terraforming dell'acquedotto un'altra volta? Vediamo un po'. Signor Calderone, ci consigli cosa fare oggi? Vediamo. Ah, ce l'ho già il foglio. Il Calderone chiede di... Io ve l'ho detto. Lui vuole fare solo il terraforming dell'acquedotto. Signor Calderone, io qua perdo spettatori, però. Dai, questa volta non vale, cioè basta. Facciamo sempre quello, basta. Io ci sto anche, mi metto lì, faccio il fiume, non è complicato, è anche chill, però basta, dai. Secondo tentativo, il Calderone mi chiede di pagare a caro prezzo la mia disobbedienza, dobbiamo sacrificare i polli. Vediamo. 8 sacrifici. E un pollo è già caduto. Oggi il calderone deve essere proprio arrabbiato. Tu, Sif, mi raccomando, non cascare che sei lì a pelo. 4, 5, 6, 7. 8. Addio pollo. Speriamo che il calderone ora ci abbia perdonato. Signor Calderone, cosa facciamo oggi? Ci dica. Interni del castello. Va bene, ragazzi? Interni del castello, ci sta? Li approviamo? La stanza nuova. Allora, facciamo così. Volete fare la stanza nuova? Sondaggio. Basta. Cosa preferite? La stanza nuova? Oppure
Il volere del calderone. Siete ribelli o siete fedeli? Decidete, dai, un minuto e si parte almeno. La stanza nuova è il rimasuglio del bonus facciate. No, il bonus facciate è il terraforming della montagna che non ho più continuato perché non ci ho sbatta. Sif, come fai a restare seduta su questo gradino con la punta del culo? Com'è possibile che tu riesca a sederti così e a non cadere giù? Ma poi ti sei spostato, sto cane. Ah sì? Non era così all'inizio. Penso. Tanto un attimo che scrivo un messaggio. Ha vinto la stanza nuova il sondaggio. E allora, ragazzi, oggi scegliamo noi, perché apparentemente il calderone non ne vuole sapere di ascoltarci. Faremo la stanza nuova. Quindi, il progetto della stanza nuova prevede una nuova area che sarà connessa con tre vie. Una esterna, due interni. Avevamo due interne. Avevamo iniziato questa area che porta dall'alto alla zona che per ora è solamente scavata. E l'ultima volta avevamo fatto questa facciata qui. Quindi oggi possiamo occuparci della parte interna di questa zona. Direi. Quindi devo recuperare un po' di blocchi, mi sa. Quindi bisognerà fare bene tutto il corridoio fino a qui. Qua non so se ci metteremo un divanetto o qualcosa. Ma soprattutto capire come fare a chiudere l'esterno. Io nel mentre, siccome ho sentito un rumore in casa e ormai ho l'angoscia, chiamerò Karen in diretta e gli chiederò se ha fatto lei casino. Perché il messaggio non mi risponde. Pronto, ho sentito un casino in casa. Sei stata tu oppure no? No. E perché non rispondi ai messaggi? Ok, va bene. Allora sarai in castigo d'ora in poi. Niente telefono per 2 giorni, ok? Va bene, brava. Vedo che hai capito. Mi piace che accetti. Mi piace che stai continuando ad accettare la mia opinione. E è giusto essere educati ed è giusto essere. Capito, no? Ok, perfetto. Non ti sentono tanto loro, non ti sentono. Cosa stai dicendo? Non lo so. No, non ti sentono. Ah, ok, quindi si è scusata, ha detto scusami tantissimo, non lo farò mai più. Va bene, lo riferisco. Va bene, grazie, grazie, ciao. Basta. Ma come è un 10 ma Eren? Che senso? Ah, cosa volete? Non si può mettere. Non posso dire ti tolgo il telefono per 2 giorni se in castigo. Perché vostra mamma non vi toglie la PlayStation? Eh? Comunque, se non si sentiva nel mentre fa. No, non è vero, non l'ho detto, non l'ho detto, non è vero, non è vero, non è vero. Ha detto così tutto il tempo e infatti non riuscivo manco a parlare. Si scherza Twitch, sì, si scherza Twitch. Twitch, se proprio ti sei preso male, vai a pensare le tizie in mutande che sono dall'altra parte della piattaforma e per cortesia non rompere i coglioni, grazie.
Dai, c'è tutta una sezione di Twitch con la gente nuda, non penso che devano cagare il cazzo a me, no? Ecco, vedete, è arrivata anche Karen a dire non è vero. Sì che è vero, c'è la gente nuda, c'è la gente nuda. Non puoi negarlo. Va bene, dai, cominciamo. Partirei da questa parte. Vi direte perché è la parte più facile da fare. Ah, giusto, ci sono i cosi, i toporatti volanti lì. Andiamo a dormire. Ciao Karen in chat. Che occasione. Guarda, sei anche abbonata, ma che strano. Sai perché sei abbonata? Perché qualche tempo fa ti hanno donato una sub e ti hanno beccata. Perché Karen non si ricorda di abbonarsi. No, no, si dimentica sempre. Io direi in castigo da domani. Tocca. Certo che mi abbono. Io mi abbono al canale di Karen. Ho l'abbonamento automatico a pagamento. Ogni 3 mesi rinnova 3 mesi per volta. E quindi? C'è altro da dire? Non credo. Giusto? Posso così? Che castigo è fare shopping? Non mi sembra equo. Allora, faremo una parete qua, sicuramente. Da qui a qui. Tiriamo su. Facciamo una piccola tettoia. Magari in questo... Anzi, no, in questo stile qui. Questo stile qui. Esattamente com'era questa, vediamo. Ok, a parte le foglie in mezzo, che non so se replico, è un'alternanza di campfire e trapdoor. Ok. Come ho messo i muretti di Blackstone, ma non credo di riutilizzarli allo stesso modo. E poi la parete in sé la faremo di spruce per mantenere lo stile della base, mi sa. Eren, che PC usi per giocare a Minecraft? E questo qua. Questo che sto usando attualmente. Non è che mi fa impazzire. Allora, la parete della base... E vaffanculo anche. La parete della base è molto semplice in realtà. Non è niente di particolare. Però per mantenere lo stile che ha, bisogna farla così. Ma comunque il mio PC dovrebbero esserci scritte le... non le periferiche, le componenti da qualche parte nella info del canale. Allora. Iniziamo a fare così. Non ho assolutamente campfire. Il che non va assolutamente bene. Beh, useremo magari questi qua. 10 campfire ci bastano? Non penso. Non penso proprio. Come direbbe il Mac. Non penso proprio, quindi facciamo 12.
Gli stick ce li ho già fatti? Ma non c'ho pronto un cazzo qua. Ma il me del passato che diamine ha fatto per tutto sto tempo? Ok, in questo caso direi che ci siamo e come. E carbone. Sì, è vero, da un po' che non uso i campfire. Secondo te ci sta che mettono che la mazza, non so parlare, niente, si rompe di più se la usi da più in alto? Allora, secondo me no. Secondo me fare una cosa del genere ti farebbe dire, vabbè, io non voglio romperla in fretta, quindi non la uso da troppo in alto e quindi non uso la sua peculiarità unica che dovrebbe essere... Invece ciò per cui viene usata. Ci hanno dato il giochino figo, lasciatecelo usare, nel senso, non ha senso togliere questa cosa, che è anche divertente. Sì, è molto OP, è vero, è molto OP. Però io poi voglio vedere in che caso è OP. Perché in realtà non ti metterai mai a tirare martellate dall'alto tutti i mob nel gioco. Quello che ho fatto oggi nel video... Con il Wither ci sta, è OP, assolutamente. Però devi anche devi prenderlo il colpo. Cioè, se non lo prendi, crepi tu. Che sembra una cagata da dire, sembra scontato, però... Va fatto. Nel PvP online voglio vedere quanti utilizzeranno effettivamente sta cosa, quanti riusciranno ad usarla per combattere. Non è che sia così facile. Però sì, chiaramente se sai usarlo può essere OP. Dovrebbero forse trovare un modo per semplicemente nerfare e via. Allora, questa cosa che sto facendo è molto bella, però non funziona. Non funziona perché non si attaccherebbe il vetro. Quindi si fa così. E poi... Si fa così. Ed ecco fatto il soffitto. Lo stile è quello della base. Per quanto riguarda qui sotto, dobbiamo mettere delle staccionate che al momento non ho, quindi andiamo a fare. Perché leggo ciao Eren, forza Atalanta? Ma perché forza Atalanta, Skyter? Così, a caso. Perché la mazza ha il titolo bianco e non azzurro come le altre armi? Queste sono delle cose che sistemeranno col tempo, si saranno dimenticati. 14 ore di sonno, 16 passate sul set, 22 minuti di registrato. Grande Leo, abbiamo un regista in erba tra noi, ragazzi. Il nostro Leo sta diventando un regista. Lo sapete? Che visto così... Fa cagare. Però adesso lo sistemiamo, ok? Che regista ha fatto aiuto regia? Vabbè, è un primo passo, Leo. È un primo passo. Bisogna sempre ricordare Forza Atalanta. Ma... Sapete che squadra si tifa quest'anno? Dico, oltre la propria.
Il cazzo di Bologna. Ma che bella squadra è il Bologna quest'anno. Bologna al quarto posto. Cioè, è clamoroso il Bologna al quarto posto. Non si può non provare simpatia per il Bologna. Tra l'altro, quest'anno dalla Serie A probabilmente ci saranno 8 squadre in Europa, 5 in Champions League, 5. Nella prossima cambiano la formula, quindi può andare la quinta italiana. E dici neanche che il Bologna ci passa come quinta? No, attualmente è il quarto posto solido. Chissà. Cinels, grazie ai 31 mesi. Io sono di Bologna, anche se non mi frega niente del calcio. E vabbè, però magari l'anno prossimo ti vedi gli hooligans che girano per la città e dici, boh, che succede, no? Vi beccherete tutti i turisti. Allora, questi abbiamo fatti. Voglio prendere delle foglie. Non mi ricordo quali foglie uso di solito. Probabilmente prenderemo queste. Queste due prendiamo. E poi cosa possiamo fare? Boh, vediamo. La Forza Napoli siamo tutti d'accordo? No, ragazzi. Forte il Milano e il Napoli. Beh. Beh. Una è seconda, l'altra è fuori dall'Europa attualmente. Cioè, il Napoli è sempre stata una squadra molto forte. È riuscita a vincere lo scudetto. E sembra che abbia dato tutto quello che gli rimaneva ed è schiattato Napoli, non si capisce cosa stia succedendo. Il calcio senza Totti non esiste, la Madonna, addirittura. Vabbè, dai, preferisco che mi dici così piuttosto che Messi, che ha rotto un po' le balle. Sebastiano, 20 mesi, buonasera, mi pare ieri che ho iniziato a seguirti, sono già 20 mesi, hai visto? Bentornato. Allora, adesso atterriamo su. Iniziamo a mettere un po' di fogliame qua. Facciamo un po' qui. E poi ovviamente lo facciamo scendere da qua. E mi serve qualche scaffolding, se no non si riesce a fare niente. Volevo dirti che come titolo di live ricaricata la mano di Dios è incredibile. Grazie. Hai visto che fantasia? Boh, qua facciamo il solito trick che non funziona così. Perché ci vogliono i muretti per farlo funzionare. È vero, andiamo a prendere quindi i muretti in realtà di Blackstone, come ho fatto giù, e non le staccionate. Abbiamo un hype train, non ci avevo fatto caso. Ragazzi, c'è l'hype train, se volete farlo partire fate un'altra resub, se no, boh, vedete un po' voi. Andiamo. Niente spoiler.
Ragazzi, io gli spoilerini ce li ho, ma ultimamente faccio un po' fatica a proporveli. Quindi mi sa di no, cioè è inutile star lì. E impazzire. Forse non è periodo. Olè, fatto. Allora, sto pensando come impreziosire un po' questa situazione. Buonasera, mi accompagni nella mia nuova survival cominciata bene. Bentornato, Andrea. Ci metterei una lanterna qui, cioè tipo così, lanterna sopra. Qua ci mettiamo una roccia e un bottoncino lo piazziamo qua, se proprio vogliamo. Qui, datemi un attimo che sto provando a piazzare nella mente vari blocchi. Ormai siamo a questo livello di follia, sì. Ok. Sì, la lanterna classica prenderei. Chi sei? Il Michelangelo di Minecraft? No, Michelangelo no, sono il Monet. Sono monete di Minecraft, va bene. Il tuo mondo tra 100 anni sarà nei libri di storia. Ma tra 100 anni manco sanno che sono esistito. Vai tranquillo. Ma anche tra 50, probabilmente. Aspetto ancora che aggiungano il blocco di formaggio. Lo so, lo so. Quella sarebbe la vera svolta del gioco. Monet o Manet? Menez. Artista e calciatore. Oppure un hanging sign così tattico? Non saprei cosa scriverci poi, però. Munnez, mamma mia. Cosa ci posso scrivere sopra? Il tuo mondo è di una complessità assurda. È arte. Grazie, Raffaele. Bentornato Gianni, buonasera, siamo 34. Come stai? Quando sistemiamo gli attrezzi. Sti attrezzi sono un po' rotti. Lo so, non ci ho sbatta di fare. Di sistemare la farm di Enderman, poverini. Cioè, poverini. Stanno meglio senza farm, probabilmente loro. Ah. Dai. Lei si vede a fare i tuoi. Ma perché? Allora, innanzitutto, perché mi date del lei? Basta darmi del lei, santo cielo. Secondo luogo, no, non mi vedo a fare i tuoi.
Mi piacerebbe vedere un quiz a premi, tipo a cena. Purtroppo ultimamente siamo incastrati a vedere neanche cartoni. Vediamo robe. È il periodo dove Evelyn si è appassionata ai dinosauri. Quindi vuole sempre vedere i dinosauri. Fine. Non c'è verso di fare altro. Non è che stia benissimo però il cartello piazzato lì così, eh. Ma io il cartello posso attaccarlo a un muretto? Senza che faccia cacare a spruzzo? No. Niente, non lo mettiamo. Sarà così semplice. Ok, quindi abbiamo questa piccola tettoietta. Ora, qua dobbiamo far calare l'acqua. E non, cioè, non c'è molto da fare. Dopo l'apriamo, la facciamo scendere. Qui ci va una finestrella easy. E qui è un attimo da capire come la chiudiamo. I vetri senza Optifine sono così, ragazzi, ce li dobbiamo tenere perché non c'è Optifine qua. Non ci si può fare molto. Allora, questa farà molto male. Il vetro metà. Altro che la mancanza di Optifine qui. Dai, il vetro così non so se posso tollerarlo. Però neanche così, cioè. Blocco di vetro non mi piace tanto come idea. La botola potrebbe starci, ma la botola bisognerebbe farla di un altro materiale, perché la botola di spruce è completamente chiusa. Quindi che ce ne facciamo? Lasciare aperto mi turba. Mi turba profondamente. Grata di rame. Non lo so se ci sta bene, però. Vediamo. Pot con piante originale. Sì, anche una trapdoor di rame potrebbe essere una soluzione. Serve per forza questo blocco, no? Niente, facciamo così. Ok, allora, il favo ormai non so più cosa. Come tirarlo fuori. Qui avevo fatto gli Onycomb Block. Non si possono scraftare quelli schifosi.
Io non ho più la mia farm di api. Bella fregatura. Devo fare una farm di api. Decisamente. Poi già che ci siamo. Avete visto che precisione incredibile. Però non ho la pietra. Allora, devo tornare lì dentro, quindi facciamo così. Ma come, forza Qatar? Proprio no. Blazy, non so perché tu abbia letto sta cosa, però mi verrebbe da dire proprio di no. Perché non scende? Ma è sempre scesa? Ok. Vediamo se è tutto giusto. È tutto giusto, perfetto. Quindi questa l'abbiamo riattivata. Poi abbiamo detto di provare le grate. Vediamo se ste grate stanno bene. Quindi in caso dovrei mettere una grata qui. Che fastidio, messa così, mamma mia. Così? Non lo so, eh. Allora, in realtà una grata rimane sotto l'acqua, quindi non dà molto fastidio. In generale, quello che metteremo lì non varierà tanto le cose, quindi possiamo metterci quello che vogliamo. Le altre due sono davvero brutte, quindi bocciate, direi. No, non mi piace Forza Atalanta, e niente, va bene. Vedo che oggi ci va così. Ci va calcistica la situazione. Quindi, trapdoor. Trapdoor di che cosa? Di quercia? O il pot, come dicevamo. C'è già effettivamente l'acqua fuori che tappa. Potremmo metterci un bel pot. Così.
con un fiore che non ho, che non so dove prendere. L'altro azzurro volevo metterci, però metteremo questo per ora. No, vuoto no. Oddio, foglie si potrebbe anche fare, sì. Però, dai, ci può stare il pot, secondo me. Momento ansietta? Questi qua li butto. Guarda, guarda quanto sei vicino a scivolare di sotto, mamma mia. Se metti delle scale per lasciare dei buchi circa quadrati da riempire e non lasciare spazi. Beh, in realtà io ho messo un mezzo blocco di fianco, però è proprio, si tratta di questo blocchettino qui. Dove però, essendoci l'acqua, lo consideriamo chiuso e ci mettiamo sto pot. O mal che vada, vogliamo fare una tappata finale, facciamo così. Questo forse non è necessario. Mentre qui devo chiudere questi spazi. 1, 2, 3. E se facessi una roba un po' così? Una piccola tettoia. Sulla quale appoggiamo una botola aperta. Che tapperà il primo buco. Sotto la quale mettiamo che cosa? Vediamo, vediamo. Potrebbe essere una soluzione giusta. Benvenuto, anzi bentornato, Rizzus. Buonasera. Però io devo smetterla di non portarmi le cose che mi servono. Mi servivano i muretti di Blackstone. Non ce li ho di nuovo. Devo tornare giù a prendere i cazzo di muretti. Se li avessi portati tutti. Perché il mio magazzino è troppo bello, quindi dici che è tutta una scusa per vederlo. Fence che poggia su scale girate di pietra. Fence che poggia su scale girate di pietra. Se non ci sono già, cioè l'idea è di non modificare più la parete, ma di integrare un nuovo dettaglio. Questo è quello che vogliamo fare. Caruccio, caruccio. Mi impari a costruire? Certo che ti imparo. Basta che ti guardi i miei contenuti. Non ti imparerò la coniugazione del verbo.
Anche se mi impari a costruire, mi piace come modo di dire. Bentornato, Maffo. Grazie per i 6 mesi. Allora, ragazzi, sto hype train è un coito interrotto. Ha rotto le palle, ok? È un coito interrotto. Sapete cos'è un coito interrotto? È quando arrivi, stai per arrivare e ti fermi. Ok? Perché c'è lì, l'hype train si avvicina, poi se ne va. Poi arriva una sub, l'hype train si avvicina e poi se ne va. È un continuo. Oh, grazie. Wimpish Raptor, benvenuto. Grazie per il Prime, l'hai fatto partire su Hype Train. A posto. Ce lo siamo tolti. Ora è contento. Allora, qua, cosa ci metto? Solo per te patato addirittura. Come passiamo dal patato a chi mi dà del lei nella stessa live, nella stessa chat? Ragazzi, siete fantastici. Basta, cioè, non c'è altro da dire. Botole, solite cose. Io ci avrei messo il vetrino. Guardate se metto il vetro. Guardate Minecraft. Ah, guarda. Bello, eh? Vi piace? Vi soddisfa? Ah, qui se volessi tappare bene bene dovrei fare una parete interna, però non è molto possibile. Sto pensando cosa potremmo mettere. Grazie Gianni per i bits. Non vedevo da tanto l'alert dei bits. No, no, così no. Assolutamente no. Tanto per avere lo stemma, ci sta, ci sta. Lo stendardo non è una parete, lo stendardo. Non per forza devi metterci qualcosa, ma io voglio tappare in qualche modo. Allora, fatemi rivedere un attimo. Cosa ci metto lì? Devo modificare la roccia. Ho fatto un foro nella roccia che non permette di fare una sega. E infatti se lascio aperto il riscaldamento mi costa un cifro. Esattamente, GG. A proposito di riscaldamento, ultimamente inizio a sentire caldo, che si è alzata la temperatura, e inizio a capire che i capelli lunghi così mi faranno venire un caldo boia. Quindi sto valutando di tagliarmeli e basta. Un po' mi dispiace. Perché li ho fatti crescere a lungo. Guardate come sono lunghi adesso. Guardate. Però forse è il momento di tagliarli. Ragazzi, obiettivo sub, dai, obiettivo sub per tagliare i capelli. Taglia zero, dai, una bella rasata e basta. Mi rado tutto, mi rado capelli, barba e sopracciglia. Divento Eren Harkonnen. Va bene. La coda già me la faccio normalmente, però. E stavo facendo una cazzata. Ah, One Punch Man ce li ha le sopracciglia, però. Ci sono anni che me li faccio crescere, poi li raso a zero. Appunto. Ti capisco. Austin Butler sarebbe... come si chiama nel film?
Fred Rocha, non mi ricordo. È lui? No, facciamo così. No, ritorno a Todoroki. No, non credo che me li decolorerò più. Cos'è che ho rotto qui? Era tipo così, immagino. Cioè, è stato il contrario. No, non si passa, ok. Che fastidio! Il cappello ce l'hai tutto il giorno o lo tieni solo in live? No, no, lo tengo tutto il giorno. Anche quando dormo lo tengo. Non lo tolgo proprio, cioè penso di averlo su da super giù 41 giorni. Ma in doccia, no, in doccia non è che si bagna, metto il sacchetto. Metto il sacchettino, ovviamente. Quanto è lunga la tua verga? Vabbè, Gigi, se ti interessano le verghe, ci sta, nel senso. È parte integrante della testa, certo, il cappello... Io sono un omino del Lego, in realtà. Sto odiando questa cosa. Sì, in realtà sono pelato sotto il cappello, l'abbiamo sempre detto. C'è questa leggenda. A me va benissimo. Che si diffonda. Lo accetto. Madonna, tutto rotto. Boh, ragazzi, cioè, sono davvero disperato. Non so come minchia chiudere sto coso. Sto odiando questa zona. La sto odiando, davvero. Infatti, penso che la potremmo modificare del tutto, tipo... Già sbagliato. Tipo... Una cosa così. Ci hai messo una pietra sopra. Giusto. Allora, il buco doveva esserci, ma doveva essere in qualche modo finestrato, come qui. Perché qua mi riesce un po' difficile. Questa soluzione ibrida
Non mi dispiace. Cioè, per farvi capire il mio criterio, adesso vi spiego un po' l'idea. Non è che non ci devono essere buchi verso l'esterno, tipo che deve essere completamente sigillato tutto. Ok? Non ci devono essere passaggi per l'esterno che non siano porte fatte appositamente. Avere un buco nella parete che mi permette di uscire dalla parete, per me non ha senso, lo voglio tappare. Quindi in questo caso ho fatto una parete volutamente fatta in un certo modo, che inizialmente doveva essere diversa, cioè all'interno doveva esserci un corridoio dritto con le sue pareti di legno e tutto quanto, coperto da fuori in alcuni punti dalla pietra. Quindi un vedo non vedo. Il problema è che non c'era lo spazio, quindi internamente non posso sviluppare tutta questa build. E quindi abbiamo lasciato semplicemente questi buchi per poi decidere di tapparli con pezzi di struttura. E quindi da qui nasce il problema. Qua c'è spazio tappato come volevo io, qui abbiamo messo, c'è l'acqua e basta. Qua non so, cioè mi manca la via di mezzo. Però l'importante è che non ci sia modo di uscire da qui. Non deve essere un buco in cui puoi uscire o entrare. Forse troppe foglie così. Così meglio. Le vediamo un attimo sopra. Qua è stop, direi. Questo se lo tolgo. Buco tutto. Non c'ho spazio per fare niente. Come potete vedere. E quindi niente, chiudiamo così. Adesso con un po' di natura è già migliorata. Tutto sommato mi piace. Ora vediamo di vedere. Vediamo di vedere, sì, vediamo di vedere dentro cosa possiamo combinare. Quindi, dato che questa è diventata una zona tutta rocciosa alla fine, a parte la parete, e che abbiamo un po' già sistemato il sistemabile. Intanto volevo capire qui se possiamo grottificare, mi sembra di sì. Quindi qua facciamo un po' di effetto grottina. E poi il pavimento lo andiamo a texturizzare tutto. E poi infine decoriamo. Il cobblestone moschiata fuori l'avevo messa, mi sembra, no? O no? A voi piacciono i cacchi? No, mi fanno cacare. Eppure, sono cresciuto con le piante di cacchi dietro casa. Una volta sono anche caduto dal caco. Non ho mai messo la pietra muschiata lì. Era una scelta? Non
Non credo fosse una scelta. Ero caduto dalla pianta di Caco, da un'altezza anche mica male, ed ero atterrato di schiena sui sassi. Avevo preso una botta incredibile. Ma non era tanto la botta, cioè avevo preso una botta alla schiena, però non era tanto il fatto che mi sono fatto male, quanto dopo la botta non riuscivo a muovermi. Cioè, non potevo muovermi. Mi sono cagato sotto perché non mi muovevo. Pensavo di essermi rotto qualcosa di serio. E non riuscivo, non mi usciva neanche la voce, cioè ero tipo proprio pietrificato. Sono caduto, pam, ho preso sta botta alla schiena, non riuscivo a muovere niente e non riuscivo a parlare. Allora ho iniziato a chiamare mia sorella, che era l'unica persona in casa, e non riuscivo a parlare. Mi sforzo, e so che io l'ho chiamata sottovoce praticamente. Non so come mi ha sentito dalla casa, cioè roba che penso gli sia venuto un istinto particolare per sentire un bisbigliare e capire che ero io. Mi è venuto a prendere e, grazie al cielo, aveva fatto un corso di primo soccorso e mi ha aiutato e poi mi sono ripreso. Cioè, sono stato bloccato per un po' e poi a posto. No, non ha sentito il tonfo, non ha sentito. Io ero caduto da un po', non mi aveva sentito. Ha sentito che la chiamavo. Sì, io avevo paura di essermi spaccato la schiena, non riuscivo più a muovermi. E purtroppo quando ero piccolo facevo Tarzan sugli alberi. Quindi non è che, non dico che me la sono cercata, però. Se stavo giù non mi facevo, non cadevo. Da quella volta in poi sono stato più che attento a fare queste cose. Non lo so, un sesto senso tra fratelli. Forse è un po' la percezione di non. Cioè, che ero fuori, non aveva mie notizie da un po', magari si è messa in ascolto in quel momento, ha sentito bisbigliare pianissimo e mi ha trovato per terra. Ricordo che mi aveva portato di peso in casa. Ero piccolo, quindi cioè non ero così grande. Mi ha portato di peso in casa, mi ha fatto sdraiare sul tavolo in cucina e per stare disteso su un piano e poi mi aveva fatto sedere, cioè si era seduta dietro di me, mi aveva fatto sedere contro di lei e tipo mi teneva tipo tirato, non so bene. Che cosa? Cioè, non so che. Non conosco il primo soccorso, quindi non so perché sta cosa, però si vede che gli avevano insegnato a gestire in questo modo una situazione del genere, e poi dopo un po' di tempo mi sono ripreso. Tipo nell'arco di mezz'ora. In stato di shock, non lo so, cioè tu puoi rimanere bloccato per lo stato. Cioè, non è che io non ero mai caduto in vita mia. Io da più piccolo ho fatto dei voli assurdi. Mi sono fatto male cane in vari modi, in varie situazioni. E quindi ero abbastanza abituato a gestirmela, nel senso che poi se mi facevo male andavo in casa o dicevo mi sono fatto male oppure mi medicavo da solo in qualche modo.
E però, boh, quella volta lì non riuscivo ad alzarmi, cioè, volevo alzarmi subito, no? Però non ce l'avevo fatta, boh. Non so. Mi è successa una cosa del genere da piccolo, cadendo dal deambulatore di mia nonna. Come hai fatto a cadere dal dal deambulatore? Cioè, in che senso sei caduto da lì? Stavi tipo facendo il funambolo e ti sei ribaltato, una cosa così. Il deambulatore sarebbe quell'arnese che usano gli anziani di solito, che hai due maniglie e ha tipo quattro piedini e lo porti in giro e ti appoggi mentre cammini. Non so spiegartelo meglio di così. Qua direi che va già bene. Allora, questa zona qui dobbiamo fare. Questa zona qui, sicuramente devo coprire questo punto perché non ci sta. Poi, anche se lo faccio così, tanto vale fare in questo modo. Qua ci mettiamo un bel mezzo blocco. Qua facciamo così. Questa era stata la botta. Io quando facevo ginnastica artistica e cadevo di schiena rimanevo senza aria paralizzata. Da piccola inciampata su un cesto sono caduto a lunga di faccia, stessa cosa. Sì, boh, forse l'idea che mi sono fatto è che se colpisci forte sulla schiena puoi rimanere bloccato per un periodo. Che ne so, magari, e adesso dico una marea di cazzate perché non me ne intendo chiaramente, però magari il trauma ti fa gonfiare, come dire, ti schiaccia i nervi, no? Un po' il principio dell'anestesia. Ti comprime i nervi e non riesci a fare cose. Io a 8 anni ho gettato una bottiglia di alcol nel camino di mia nonna. Beh, lì, cioè, è un momento di sana follia di un bambino che decide, ma chissà cosa succede se uniamo in maniera veloce i componenti di una Molotov in casa. Spero non sia successo niente di brutto comunque. Quando ho fatto l'incidente pensavo di essermi perforato un polmone, per quanto mi mancava l'aria per la botta. Vabbè, però, allora, non so se si può dire, però, Neko, il tuo incidente, cioè, rispetto al tuo incidente, io che cado dall'albero è come se mi fossi pestato il mignolo sul comodino. Cioè, è una cosa un po' diversa, penso. Il tuo incidente, quando me l'hai raccontato, io ho detto, cosa cazzo mi sta per dire? Mi ero fatto già dei film incredibili. Sono caduto dal letto a castello di schiena, mi ero pietrificato, poi quando mi sono ripreso il mio corpo non sapeva se ridere o piangere e non respiravo. Ah, allora, grazie per la testimonianza, allora, mi spiace. Allora, boh, probabilmente è una cosa che funziona così, cioè se prendi una forte botta sulla schiena ti blocchi. Io in realtà non mi sono mai informato sulla cosa da che è successo. Cioè, poi, ovviamente, per fortuna non ho mai fatto più una caduta così. Quindi non mi sono mai preoccupato di verificare, di informarmi. Però sì, ha senso.
Verifichiamo adesso, io direi anche di no. Io sconsiglierei di verificare. Prendo anche un po' le distanze, sinceramente. Allora, questi mezzi blocchi, da cui sgocciola acqua, il che mi dà un botto fastidio, sorreggono il flusso dell'acqua dei giardini pensili, quindi non posso toglierli, ma vorrei mascherarli un minimo, perché se no fanno davvero cagare. Cos'è che ho fatto? Ci sta? Insomma. E se io facessi il pazzo? E faccio così? Direi che non mi piace. Solo che ora spacco tutto, mi cade l'acqua. Quindi prima tappiamo. E poi facciamo così. I log come li maschero? I log non li maschero. I log. Ah, questi log. Ah, questi log qui. Botole. Botole per forza che devono. Ok. Questa diventa una mensola. Semplicemente. Proprio nel chill. Qua dove è tutto dritto, possiamo anche lasciarlo dritto, cioè una parte dritta può anche andare bene, no? Qua magari la finestrella la lasceremo anche. Bene, allora cerchiamo un attimo di decorare quest'area a questo punto. Quindi tipo qui, abbiamo detto, trapdoor. Qua ci mettiamo altri due log di quercia e poi ci mettiamo delle cosette carine, adesso vediamo. Quei log sono dei pezzi della camera da letto che si vedono attraverso la parete. Non servono a nulla, sono decorazioni, sono travi. Cioè, se servono come travi, da questa parte non servono a niente in quel senso. Allora, non ho le querce, quindi adesso andiamo a prenderle. Allora, in quel punto lì, che ci metto? Un bel vasettino. Poi potrei metterci un pot normale. Allora, il pot normale ci metto dentro. Questo. Perché no? Una libreria? Una libreria cisellata potrebbe starci bene. Questo lo mettiamo in basso, così si vedrà nella parte frontale.
una libreria cisellata che io non ho, ovviamente, e che si crafta con sì, è facile da craftare, dovrei avere tutto su. Allora intanto mi prendo dei libri, ce li ho dei libri. Non ho dei libri. No? Giusto? Nel mio disordine non vedo libri, quindi ho bisogno di craftare anche dei libri. Allora, facciamo così. Butta questo. Ne faremo 6. Ma le uova di tartaruga le usate già spesso in realtà, un po' ovunque. Posso non avere manco la carta, ma ce l'ho la carta io. Ma dove cazzo è finita? Eccola. Allora, 6, 6 per 3, 18. Volevo aspettare per l'uscita della 1.21. Ho detto a me stesso al diavolo e provo con l'esperimento. Devo dire che dà una strana sensazione, soprattutto ripartire da zero. Perché ripartire da zero? Potevi anche aggiornare e basta? Conosci Stan 616? Se ho capito chi intendi, sì, fa delle build assurde in creative. Credo di sì. Perché mi è comparso sto ragazzo che fa delle build hack incredibili. Tra l'altro, cioè, parla in inglese, però secondo me è italiano. Cioè, ha un accento che mi sa di italiano. In creative semplice no. Allora, diciamo che non è semplice. Ok, sarà italiano probabilmente. Non è semplice fare cose. Cioè, anche in creative ci sono delle cose molto complesse. Sicuramente hai degli strumenti che in survival non hai. Anche a me piacerebbe fare delle build hack più complicate e a volte mi sento limitato dal fatto che in survival non puoi piazzare insieme certi blocchi. Non puoi evocare armor stand invisibili o cose così. Però si possono fare delle cose davvero, davvero fighe. Wernamic, grazie dei 28 mesi. Bentornato. Non ho portato la quercia, va bene, poi la recuperiamo. E Martin, benvenuto, grazie per il Prime. Quindi dicevamo che questo lo piazziamo qui. Questo lo piazziamo qui. Questo va qua. E alla fine non ho i blocchi che volevo. Andiamo a prendere questa quercia. Ho visto la riproduzione del castello errante. Molto figo. Ma prima o poi dovrei provare anch'io magari a buildare qualcosa in creative. Allora, quel calberello isolato, sti due qui. Vorresti rifare un tour del mondo veloce ai tuoi amici o a Karen? Ma forse un bel tour con Karen si potrebbe fare. Un bel contenuto facile. Prima o poi potrei giocarmelo.
Peraltro, mi ha appena scritto Karen. Aspettate che. Vedo una cosa. Ok. Io ho in mente di registrare con lei una serie sul canale nuovo. Mi piacerebbe fare questa cosa qui. Oggi sto facendo tutti i trick del mondo con l'elitra, comunque. Crafting table ce l'ho giù. Ok. Però sì, gliel'ho detto qualche giorno fa, gli ho detto, ma potremmo fare, cioè potrei fare qualche video con te anche sul canale principale. Cioè, tanto voglio dire, la mattina ci si può tranquillamente organizzare per fare qualcosa. Devo solo capire cosa esattamente, però si potrebbe tranquillamente fare. Ah, ma non so perché pensavo ce ne stessero più di 6, non volevo farlo tutto full. Però vabbè, dai, va bene anche così. Che dite? A meno che. Non ne facciamo una seconda. Ok. Questo si potesse lasciare inclinato sarebbe molto più carino. Però siamo riusciti a fare un primo dettaglio simpatico. Qua c'è più spazio. Quindi qui pensavo che si potrebbe mettere una zona, un salottino, diciamo. Quindi probabilmente un divanetto. Così. Un angolo lettura. Un angolo lettura. Oddio, il mini camino pure qui non lo so, eh. Ne ho già abbastanza di camini. Ne ho tre. Una candelina si potrebbe mettere se vogliamo riempire, però. Non so se serve. Il divano, invece, mi domando come farlo. Adesso vi faccio un attimo fare un giro per capire. I vari generi, tipo questo è il vecchissimo divano che ormai terrò così perché è un po' un ricordo, è fatto di sandstone e trapdoor, molto semplice. C'è il trapdoor, sì, il trapdoor, il letto con cartelli e trapdoor dietro, i cuscini sono fatti di armor stand. Questo qui col banner è molto carino come divano d'angolo. Potrei riproporre questo, ad esempio. Mi triggera tantissimo che sotto ci sia il buco, però. E bisogna vedere se posso fare il buco. E bisogna capire che colore fare. Di che colore lo faccio il divano su? Che ne dite di ciano? Ci può stare?
Oppure, com'era la botola di ciliegio? La botola di ciliegio ha tipo una gratina. Non so se può funzionare. E potrei fare un divano che ha questo come schienale. Solo che a quel punto come lo fa il divano? Rosa, per forza? Bianco forse. Possiamo farlo bianco e rosa. Però no, ciano col bambù. Fa un po' un contrastino simpatico. Guardate, secondo me ciano e bambù potrebbe essere. Sono molto diversi, ma potrebbe essere un abbinamento incredibile. E allora ci facciamo due letti e un banner. Sì, in quel contesto potrebbe non star bene, però boh, vediamo. Tappeto di coralli. Ci pensiamo un attimo. Vediamo se si riesce a fare. Sto pensando un attimo che potremmo. Potremmo provare a mettere questi. Potrebbe viene tanto colorato però. Potrebbe, sì, potrebbe diventare una sorta di ricordo alla stanza di Ezzalb, ma perché no? Allora, il letto sarà quindi un 3 per 1. E non lo mettiamo contro la parete. Che è buono che qua posso scavare. Mettiamo quindi il letto così in obliquo, lo stendardo in obliquo, in un buco. Poi prendiamo i due letti e si piazzano così. Uno e due. E poi lo schienale. Cartelli non li ho portati, chiaramente vanno portati e questa torcia deve sparire. Boh, potrebbe essere carina come soluzione, come abbinamento. Qui sotto invece. Ok, c'è modo di scavare. Sto pensando un attimo perché potrei metterci un tappeto. Però forse rimane troppo incollato al resto un tappeto qui. Oltre al fatto che userei questi due colori che non si abbinano proprio bene.
No, col pistone non puoi coprire lo stendardo, non è un armor stand. Il pistone nella parte sotto, anzi nella parte in cui è piazzato, è un blocco solido. Nel senso, cioè è un blocco trasparente, però è un blocco. Non è come l'armor stand. Il tappeto 2x1 non ha senso, no, secondo me viene male. Qua piuttosto ci mettiamo un tavolino. Tavolino qui così con una pressure di bambù sopra. Però rimane un po' in mezzo di coglione. Dovrei mettere un po' di filato per lasciare lo spazio per passare. Sì, puoi mettere anche le slab anziché il letto, però, boh, cioè, il letto è meglio, penso, no? Puoi anche sdraiarti. Per il power nap, esatto. Si può scavare un blocco in più? In alcuni punti sì, in altri no, purtroppo. Proprio in mezzo alle palle, sì. Serve scavare un blocco in più di qua. Se intendi questo. Beh, intanto ultimiamolo. Devo prendermi le botole. I cartelli. Questa, poi prendiamo dei tappeti. Vediamo se riusciamo a usare questi. Tra l'altro fanno un bel effetto con queste righine. Ci sta, mi piace il divano con questo stile comunque. Un bel accostamento. Il tavolino. No, l'avevo pensato così. Si abbina bene. Il problema è che è in mezzo. Cioè, posso trapassarlo, eh. Volendo, però non lo so. Però è forse uno dei pochi casi in cui lo scaffolding come tavolino funziona. Sa di classico salotto estivo. Ma cioè, ti metti qui, teoricamente dovrei guardare dalla finestra. È un po' così, è un po' defilato. Però sì, poi guardate che bella vista. Possiamo anche giocare di prospettiva col faro. Sì,
Sì, ti metti qui, vedi la grotta, ti metti qui, vedi fuori. Se spostassi tutto di uno, invece, potrei spostarlo di uno un po' più a destra. Ok, allora spostiamo anche questo. Vabbè, a parte che stavo dormendo, stiamo già battezzando. Se mettiamo così. Ha più senso per la vista. Ok, scavato un po' troppo. E gli prendiamo due scalette lì, così non è proprio incastonato. Tavolino lo potrei piazzare qua, se non vogliamo tenerlo in mezzo. È distante, però, boh, potrebbe avere un suo senso. Tappeto. Di queste dimensioni. Potrebbe completare l'angolo. Mi sa un po' troppo. Non mi piace che si attacca a sta parete. Così, però. Vediamo se faccio una roba. Mista corallo. Corallo-lana. Non so se ho mai provato. La lana c'hanno sotto il letto. Potremmo metterla, sì. Ci sta. Sotto la pedana a pressione mettici un item frame con dentro qualcosa. Possiamo metterci magari quel oggettino nuovo. Una trial key. Ecco, ci piazziamo lì una bella trial key. Sprecata. L'item frame glowing. Enderboy, non è che forse ho ragione. Assolutamente tu puoi aggiornare il mondo vecchio anche con gli esperimenti. È un po' una rottura, però si può fare. Io l'ho fatto. Cioè, come puoi vedere, l'ho fatto. Ci sto giocando. Allora. Abbiamo messo l'acqua? Perché questa è la classica build hack per tenere in vita i coralli e usarli come tappeto.
Anche se il tappeto così. Boh. Non si unirebbero neanche. Ma allora io giù ho fatto un tappeto così. Adesso voglio andare a vedere com'era, perché mi sembra che fosse anche uscito bene. Ah, ma perché questi sono più larghi? Perché questo è un coral fan. Questo è un coral fan. No, sono tutti coral fan. Boh. Quello blu si vede che non ci sta. Scaduto l'abbonamento, non me lo fa rifare. Tranquillo, domani vedrai che te lo fa fare. Ragazzi, qua purtroppo non ci sta. Il blu non ci sta. Giallo riempie meglio, però. O facciamo un tappeto tutto giallo. Tanto qui. Item frame. Non posso mettere l'item frame sullo scaffolding, ma sei serio? Non si può buggare sta cosa, vero? Fanculo. Niente. Delusione infinita. Sì, pensavo anche io di aver rotto il sistema, ma non, no. Fare Fabri, bentornato, 28 mesi. Salve. Troppo azzurro, forse? Ma no, sono sti coralli che non ci stanno. Possiamo togliere l'acqua e basta. Ok, il tappeto un po' bocciato, ragazzi. Beh, facciamo così. Si vede tantissimo che glitcha, però può essere un dettaglio carino in più. Va bene, ragazzi, io a questo punto mi sa che mi fermerei anche qui per oggi. Una live abbastanza riflessiva. Abbiamo avanzato il progetto, ma non ho fatto quanto avrei voluto. Avrei voluto finire questo corridoio, però non riesco a trovare la quadra per la zona salottino. Ci devo pensare un attimo. Poi il pavimento non mi soddisfa. È tutto così grottificato. In alcuni casi ci sta, ma in altri vorrei evitare. Se non che...
Vabbè, già, niente, già mi hai tagliato le gambe in partenza, va bene. Anche qui. Che fastidio. Pure qua. Questa zona la possiamo pavimentare con del legno. Ha senso farlo? Solamente qui? Potrebbe. Allora, qui ho usato ad esempio tutta Dark Oak. Però non so se vorrei farla proprio in questo modo. A parte che non ho i blocchi. No, vediamo un attimo. Diciamo che la base ha vari pavimenti diversi. Forse in quella zona terreno ha coerenza con quello che c'è qui. Però ho bisogno del legno di abete. Mi serve quello grezzo. Il grattacielo non lo rifarò mai. Non ci metterò mai più mano. Cioè, se devo toccarlo, lo abbatto. O lo abbatto, o resta lì così. Potremmo fare una cosa del genere. Quindi, qui c'è la pietra. Però un po' come se fosse una ricostruzione, non so, una copertura. È come se avessimo messo del parquet sopra la pietra, solamente nella zona del salotto, senza dargli un taglionetto, ma incastrando un po' le cose. Qua direi che un no. Si potrebbe fare così. Direi
Diciamo che facendo in questo modo. Insomma, c'è già un po' di contrasto in più. Però qua rimane pietra. Non si può cambiare. Va bene. Ho provato a fare sta cosa che comunque mi piace. Quindi probabilmente terrò questa soluzione. No, qui ci metteremo qualcosa. Qua ci sta tipo un calderone. Una roba così. Però dicevo, ci fermiamo qui. La prossima volta continueremo. Penso finiremo questa, la decorazione di questa stanza. Cioè, alla fine dei conti, non è che ci voglia tantissimo decorarla. Tipo, qua possiamo metterci delle piantine. Ci inventiamo un'illuminazione. Dobbiamo un po' riempire tutto di robe a caso. Qualche scaffale di legno, item frame, robe appese. Sì, qua tipo cestino potrebbe andare bene. Qualche quadretto, insomma, solite cazzate. Niente di incredibile. Però prima di staccare, adesso. Con questa visuale che mi piace. Io volevo aprire il libro però. Come non detto, allora stiamo così. Andiamo a scrivere i nomi sul libro di Sub. Eravamo arrivati a Simos. Lo devo trovare in lista, così poi segniamo tutti gli altri. Eccolo, perfetto. Cinels. E poi segno tutti quanti. E poi, ragazzi, adesso stacchiamo la survival, però c'è un problema. Io sono stanco morto. Perché purtroppo mi sono alzato molto presto. E anche se non andrò sicuramente a dormire subito, perché non ce la faccio, mi sento parecchio stanco. E Gigi, grazie per il cavolo tuoi. Diciamo che tu adesso puoi andartene un po' a fanculo, eh? Per il finale della live, perché va bene l'ironia, però insomma, capisci anche il momento. Sì, diciamo che fare. Boh, magari possiamo fare un pezzo, non lo so però. Non so quanto sarei in grado di performare su un gioco come Difficult Game About Climbing. Probabilmente farei cagare. Quindi mi sa che si stacca. Va bene. No, beh, quello dei crafting è ancora peggio. Lì poi devi pure ragionare. Lasciamo perdere. Oggi voglio staccare qua. La buona notizia è che domani non mi alzo tardi, mi alzo il giusto. Più tardi di oggi, quindi dovrei essere più riposato in live, però ho approfittato di questo periodo per spostare un po' gli orari, quindi voglio iniziare ad alzarmi un po' prima la mattina, perché la mattina sono decisamente più produttivo, quindi ci sta. Il problema è che a fine live ci arrivo un po' stanco. Però sì, domani facciamo la seconda serata. Va bene? E non so neanche cosa fare nella prima in realtà. Cioè, in realtà avrei un'idea per una nuova serie che non so se voglio iniziare subito così a caso. Ci penso un attimo.
Non farò ancora la survival, non posso fare ancora la survival. Anche il buon tech usa robe assurde, se riesce ad iniziarci nello stile basic, roba da stimare assai, grazie Jerry. Vabbè, tech so che usa le teste custom, ad esempio. Le teste custom sono un bellissimo plus, si possono fare tante cosine. Fai il server sub on tour. Ma ragazzi, io farei anche una live sul server, però non posso fare il tour. Perché o siamo tutti concentrati sul server, cioè che voi sub entrate ed effettivamente ci riempiamo la serata, oppure non posso star lì ad attendere che qualcuno mi dica, ah dai, vieni a vedere la build che ho fatto, come facevamo una volta. Perché poi va a finire, ci sono troppi momenti morti. E non mi piace avere una live piena di momenti morti o avere momenti in cui non so cosa fare. Cioè, il live non sapere cosa fare pesa. Quindi il server un giorno tornerà, ma non può tornare come era prima. Cioè, la serata tour o minigiochi e tour, le amavo quelle serate, mi piacevano un sacco. Però sono serate che sono esplose nella quarantena, tutti a casa, tutti lì a giocare. E poi le cose sono cambiate, ma anche il fatto che è sempre quello, cioè non posso continuare a fare sempre il solito content, anch'io dopo un po' mi stanco, non ci sta. La Coblemon, che fine ha fatto? La Coblemon è sempre attiva e stanno lavorando all'update. Ultimamente stanno uscendo un sacco di spoiler fichissimi. Quindi penso che presto arriverà. E poi vedremo. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio di aver seguito. A questo punto stacchiamo ora e ci vediamo domani sera alle 20:30 con la prossima live. Grazie a tutti. E a domani.